Il tema dell'adozione l'ho affrontato nella maniera più semplice. Le ho raccontato una storia, che è quella vera, cioè che la madre l'ha amata così tanto da lasciarla in ospedale perché non poteva essere la sua mamma e perché sapeva che ci sarei andato io a prenderla. Posso mettere lo smalto? Sì. Grazie. Questo è il rossetto, però dove va questo? Qui. Grazie. Sono più bello ora. Sì. Sì? Sì. Lei lo deve sapere che è stata amata già nel momento in cui è stata partorita. E poi è stata amata due volte perché io sono andato a prenderla e ho voluto che diventasse mia figlia. Ciao, anche bebè? Ciao Alba! Io sentivo forte il desiderio di paternità e anche forte questa consapevolezza di poter essere padre di un bambino disabile. Ho visto Alba la prima volta in ospedale, cioè quando i giudici mi hanno chiamato e mi hanno detto di andare a prendere Alba. Io ero impreparato, ma credo come qualunque genitore. Ho capito che Alba era mia figlia appena l'ho presa in braccio, da subito. Non credo che c'è una grande differenza tra me e un genitore che ha generato un figlio, perché fondamentalmente quello è un passaggio, l'adozione o il parto. Però nel momento in cui tu hai una consapevolezza di voler diventare genitore e hai la fortuna poi di realizzare questo sogno, cioè ti danno in braccio quello che sarà tuo figlio, il legame nasce in una maniera naturale. Alba è una bambina sicuramente allegra, è una bambina testarda, è una bambina che già sa quello che vuole dalla vita. Mettici un po' di sale. Vuoi preparare un dolce? Un dolce. Facciamo un dolce al biscotto. Così? Sì. Con la panna anche? Sì. Nello stesso tempo però Alba è una bambina difficile. La sindrome di Down non è una passeggiata. È importante che Alba sia vista dalle persone come Alba. Noi non abbiamo l'idea di guardare l'altro per quello che è e per com'è, ma vediamo solo i difetti. Invece noi dovremmo partire dall'altro nella sua capacità. Cosa può essere Alba nella società? Chi può essere? Quali sono le sue potenzialità come persona? Allora Alba, però devi imparare ad essere un po' più autonoma, è vero? Mi aiuti? Le chiudi tu? Brava, facciamo anche da quest'altro lato, vai. Mani! Brava, mani! Molto spesso la disabilità viene vista come un problema. Non deve essere un problema, deve essere vista come una risorsa. Attraverso poi una serie di risposte che noi dovremmo dare da quando un bambino disabile nasce a quando va a scuola, alla sua autonomia, la sessualità, di cui non ne vogliamo mai parlare, l'indipendenza, il lavoro, la vita autonoma, fino a quando il genitore muore, perché i genitori muoiono, e quindi lei potrà essere autonoma e indipendente. Abbiamo tanti aspetti, l'omosessualità, che non ho mai voluto omettere nel mio racconto, perché fa parte di me. La disabilità, la paternità, l'adozione, sono tutti temi che vengono affrontati male, che non hanno risposte. La famiglia tradizionale non esiste. Siamo tutti tradizionali, se alla base c'è l'amore. Non esiste la famiglia migliore o la famiglia perfetta, ma esistono le famiglie e ognuno si porta dietro le tragedie e le gioie della propria vita. E vai, lancialo tu. Vai, lancia. C'è stato un momento critico che io ho vissuto l'estate scorsa. Eravamo in spiaggia e giocavamo con altri bambini. Un bambino mi si è avvicinato e mi ha detto: mia madre dice che lei è malata ed è anche brutta. Colpito e affondato da un giudizio di un bambino che non rappresentava tanto quel bambino, ma l'espressione della madre e quindi di una società. Nel pomeriggio mi scrive una mamma di classe di Alba, mi manda una foto molto bella dove Alba tiene la mano a questo bambino e mi dice: grazie ad Alba
Arturo Vascola con grande serenità. Questo per me è stato importantissimo perché da un lato c'è una società impreparata e dall'altro c'è la speranza che altri vedano Alba o i bambini come Alba in una possibilità.